addirittura si sta studiando all'Università Sapienza di Roma il modello Cuneo, per le sue qualità, per le sue diversificazioni, per le motivazioni per le quali in una fase congiunturale come quella che noi stiamo vivendo si riesce nonostante tutto a rimanere competitivi, non solo sul mercato interno ma anche sul mercato internazionale. E i dati congiunturali ancora una volta ci premiano per la capacità delle nostre imprese di essere innovative, per la capacità di proporre qualità ed eccellenza che serve ad incrementare notevolmente anche il nostro export. Senta, però ci sono situazioni di crisi internazionale che possono minare la situazione, ad esempio l'Iran, le sanzioni all'Iran che potrebbero creare dei danni all'economia cunese, si parla di 21 milioni di euro di danni. Voi capite che 21 milioni di euro di danni sono un danno notevolissimo, in modo particolare per l'innovazione delle merci che noi inviamo in quella direzione, e in modo particolare la meccanica e i mezzi di trasporto sono gli elementi caratterizzanti di questo nostro export, anche tutti gli altri settori, chi più o meno partecipa all'export verso quel paese che in questo momento sta vivendo drammatici momenti. La situazione di Cuneo presenta dati molto confortanti. Se vogliamo è un po' in controtendenza rispetto al resto del Piemonte e al resto dell'Italia. Cuneo brilla di una luce propria, non a caso ho intitolato il mio intervento Il coraggio di investire e la capacità di innovare. Questa eccellenza si basa, e il rapporto lo dimostra, su tre punti fondamentali. Primo, Cuneo è una provincia ricca, naturalmente ci sono eccezioni, ci sono criticità, ci sono anche situazioni di povertà, ma il valore aggiunto, cioè l'incremento dei beni, il valore dei beni, dei prodotti, dei servizi prodotti, in questo caso nell'anno 2017 nella provincia di Cuneo, supera i 28.700 euro, quindi è molto superiore a quella media del Piemonte che si attesta sui 27.700 ed è il più alto anche tra tutte le province piemontesi. La seconda caratterizzazione che evidenzia il rapporto è la tenuta dell'occupazione. Noi abbiamo un 68,1% di tasso di occupazione, veramente molto elevato, anche qui decisamente superiore alla media piemontese e soprattutto alla media nazionale. Abbiamo un tasso di disoccupazione bassissimo, il più basso del Piemonte, che è il 6,1%. Ci sono criticità perché ante 2008 questo tasso di disoccupazione era il 4,1-4,5%, quindi era attestato su livelli fisiologici, però un 6,1 con la situazione di criticità, anche se adesso c'è in atto una lieve ripresa, credo che sia veramente un segnale molto confortante di tenuta di questa economia. E la terza caratterizzazione che vorrei sottolineare è il valore delle esportazioni, oltre 7.800 milioni di euro di esportazione, un incremento rilevantissimo rispetto al 2016 e quindi le esportazioni che si confermano per la provincia di Cuneo come un motore trainante dell'economia.